Domani, lunedì 26 gennaio 2015, su Canale 5 comincia una settimana importantissima del Segreto. Siamo entrati nella fase calda, anzi caldissima, della seconda stagione. Al centro della trama, le nozze tra Fernando e Maria ed i disperati tentativi di Mariana per evitarle. E poi l'improvviso quanto misterioso miglioramento delle condizioni di salute di Raimundo e il ritorno da Parigi di Soledad. Come preannunciato da Donna Francisca, Raimundo si riprende in maniera quasi miracolosa. La cosa insinua nella mente di Alfonso dei terribili sospetti. Nel frattempo fervono i preparativi per le nozze tra Fernando e Maria. La cerimonia verrà celebrata da padre Gonzalo. Mariana, nel frattempo, continua ad indagare su Fernando. Anche Maria comincia a nutrire dei dubbi sul suo futuro sposo e si confida con Rosario. Come annunciato, Soledad è tornata dal suo viaggio a Parigi. La ragazza è raggiante, completamente rinnovata nell'aspetto e nello spirito. Questa metamorfosi desta grande stupore in paese. Soledad incontra anche Olmo e lo tratta con cordiale indifferenza. Alfonso confessa a Gonzalo i suoi terribili sospetti in merito all'improvvisa guarigione di Raimundo. Tristan, nel frattempo, chiede a Candela di accompagnarlo al matrimonio di Fernando e Maria. Gonzalo è disperato all'idea di perdere per sempre Maria e si confessa con Don Anselmo, ammettendo di essere ancora innamorato di lei. Mariana trova Lisandro, l'amico di Fernando, che ha confermato che il ragazzo si trovava con lui la sera dell'aggressione a Maria. Lisandro è disposto a ritrattare, in cambio però pretende che Mariana si conceda a lui e lei, pur di impedire il matrimonio, acconsente. Lisandro le rivela che Fernando, proprio nel momento dell'aggressione di Maria, si era assentato per un paio di ore dalla bisca. In paese, nel frattempo, è tutto pronto per le nozze. Gonzalo deve celebrare la cerimonia, il solo pensiero si sente male, al punto che Don Anselmo deve sostenerlo per tutta la durata della messa.